Si ferma sui legni della porta del Carnara, la reazione del Ponsà, con svantaggio dopo meno di un quarto d'ora, complice anche un paio di decisioni arbitrali quantomeno discutibili in area di rigore umbra. E così ai padroni di casa resta il rammarico per quel che poteva essere e non è stato, perché una volta sotto di una rete, nata da un errore in fase di impostazione, trasformato in moneta sonante dagli umbri con un contropiede da manuale, in campo c'è stata una squadra sola. I numeri sono lì a testimoniarlo, un rigore concesso realizzato da Casciagli, altri due negati, una traversa di Colombini, un palo in pieno recupero di Semprini, 13 tiri dalla bandierina contro uno e almeno altre 6 nitide occasioni da gol costruite da Lici e compagni. La sostanza non cambia, il Carnara festeggia un pari che lo porta a 8 lunghezze di distanza dalla zona play-out e il Ponsacco deve accontentarsi di un punto che lo lascia al secondo posto ma a meno 3 dalla capolista pianese. I padroni di casa, che si presentano con lo stesso 11 che 2 settimane fa ha impattato sul campo del Seravezza, partono subito forte e dopo 2 minuti sfiorano il vantaggio con una doppia conclusione ravvicinata di Semprini innescato da Casciagli. Il Carnara, schierato da Mister Farsi con un accortissimo 5-3-2, però almeno delle battute iniziali non sta a guardare e prima, all'ottavo, si rende minaccioso con una conclusione dalla distanza di Camilletti e poi al 13° passa a sorpresa in vantaggio grazie ad un magistrale contropiede orchestrato alla perfezione da Cardarelli che percorre 50 metri palla al piede e poi libera Bolletta in area di rigore per la stoccata decisiva. Sotto di una rete il Ponsacco si scatena e la partita cambia volto. Al 19° Semprini salta Ciurnelli e pennella per Zorizza sul dischetto del rigore anticipato in extremis. Al 21° ancora Semprini libera Brega in area di rigore ma il bomber rosso-blu è chiuso all'ultimo tuffo. Al 44° invece Zorizza indovina il pertugio giusto per l'inserimento di Castorani che entra in area e spara in diagonale ma Battistella respinge al lato. Nella ripresa la pressione sale ancora. All'11° l'onnipresente Semprini tocca alto da 2 passi dopo una spizzata di Mazzanti su punizione di Casciagli. 3 minuti dopo Colombini in corna di potenza e centra la traversa su un angolo calciato da Mariani che all'inizio della ripresa aveva rilevato Negri. Al 16° i padroni di casa vanno ancora vicinissimi al gol con una rasoiata di Brega dopo una percussione di Mariani sulla sinistra, salvata affannosamente in angolo dalla retroguardia del Carnara. Il gol però è nell'aria e arriva giusto 1 minuto dopo quando Semprini affonda sulla sinistra e viene steso in area di rigore. L'arbitro indica il dischetto e dagli 11 metri realizza Casciagli spiazzando Battistelli. Il pari non frena il Ponsacco che insiste alla ricerca della vittoria, ma da qui in poi sale in cattedra l'arbitro Bonacina di Bergamo, perché al 37° un difensore umbro strappa letteralmente la maglia a Colombini in piena area di rigore, ma il direttore di gara è lì a 2 passi e lascia correre. E al 43° sorvola ancora su un'entrataccia di Ticci, sempre in area ai danni di Semprini. 2 minuti prima, invece, c'era stata l'unica occasione costruita dal Carnara in tutta la partita, dopo il vantaggio, un'incornata di Bolletta di poco alta sul cross di Colarieti. Il Ponsacco comunque insiste e al 49° in pieno recupero centra il palo interno alla sinistra di Battistelli con un'incornata in mischia di Semprini su cross di Tazzer. Nulla da fare, finisce 1-1 con l'allenatore del Ponsacco Colombini a imprecare contro la mala sorte e a protestare per alcune decisioni del direttore di gara e quello del Carnara a festeggiare sotto il settore occupato dal drappello di tifosi arrivati dall'Umbria per un pari insperato.